Buongiorno, sono Roberto Rossignoli e dal team di gestione di Moneyfarm vi do il benvenuto al consueto appuntamento settimanale in cui vi aggiorniamo sui mercati finanziari e sulle principali notizie. La settimana passata è stata molto interessante, ricca di eventi e di sviluppi, e questo si è inevitabilmente trasmesso sulle performance di mercato, con i listini azionari che hanno avuto una volatilità leggermente più alta rispetto alle ultime settimane, con i giorni positivi tra lunedì e mercoledì e poi forti ribassi tra giovedì e venerdì. In questo contesto abbiamo visto comunque la diversificazione continuare a premiare, con oro e obbligazioni che hanno dato spunti positivi per i portafogli anche nelle giornate di maggiore tensione. L'oro in particolare sta continuando a registrare nuovi massimi a fronte di tassi reali sempre più bassi. Ricordiamo che in un contesto in cui i tassi reali, quindi in cui l'inflazione è più alta dei tassi nominali, quindi i tassi reali sono negativi, ma l'oro offre una protezione molto forte, molto valida per gli investitori nei confronti appunto dell'andamento dei prezzi, di una crescita dei prezzi che non è compensato da altri strumenti come l'obbligazionario, che abbiamo detto i tassi nominali sono più bassi rispetto all'inflazione. Andiamo un po' più nel dettaglio delle notizie, vediamo un po' quali sono stati gli eventi che hanno caratterizzato questi giorni. A nostro avviso sono stati i tre principali filoni di eventi che hanno mosso i mercati. Uno, l'approvazione del Recovery Fund europeo, 2, l'escalation della tensione tra Stati Uniti e Cina e 3, i dati sul mercato del lavoro americano. Partiamo con il Recovery Fund europeo, approvato lunedì dopo 4 giorni di negoziati lunghi e difficili. L'ammontare è stato circa confermato a 750 miliardi con 390 più o meno in sovvenzioni e 360 in prestiti a basso costo. Ancora mancano molti dettagli, ma emergono alcune importanti novità. Il debito, ad esempio, verrà emesso dalla Commissione europea nel suo complesso, quindi ogni Stato membro si impegna a garantire un debito comune, a prescindere dal fatto che questo stesso Stato beneficerà o meno di quei fondi. Si tratta di uno sviluppo molto positivo che potrebbe avere delle conseguenze ed esternalità sempre positive per il progetto europeo, sia nel medio che nel lungo termine. È rilevante per i mercati il fatto che si sia definitivamente affrontato il tabù che frenava lo sviluppo del progetto europeo, che era l'integrazione o la creazione di una politica fiscale comune. Detto questo, rimangono ancora qualche dubbio, soprattutto sulle tempistiche. Si parla di fondi che verranno erogati dal 2021 e quindi, insomma, all'autunno potrebbe presentare alcune difficoltà, soprattutto nel caso di un peggioramento dell'emergenza sanitaria. Quindi i paesi del sud Europa potrebbero affrontare di nuovo qualche difficoltà. Tuttavia uno sviluppo positivo. Passiamo ora invece agli aspetti un po' più negativi della settimana, che è la seconda notizia più importante di questi ultimi giorni, che è la rinnovata tensione, non solo più commerciale, tra le due principali potenze del secolo che stiamo affrontando, che sono gli Stati Uniti e la Cina. I rapporti tra i due stati sembrano aver toccato negli ultimi giorni nuovi minimi, con l'ordinanza da parte degli Stati Uniti di chiudere il consolato cinese a Houston e la risposta cinese con la chiusura del consolato americano a Chengdu. Insomma, con l'avvicinarsi delle elezioni americane a novembre e il calo della popolarità di Trump, ulteriori escalation erano in qualche modo preventivate, previste. Tuttavia, le ultime mosse sono state leggermente più gravi di quello che ci si poteva aspettare. Abbiamo già detto che il Covid ha avuto il merito, o demerito, dipende dai punti di vista, di accelerare una serie di dinamiche che erano già in atto e che di solito in situazioni di normalità avrebbero richiesto anni per svolgersi completamente. Non solo dinamiche economiche, ma anche geopolitiche. E sembra appunto che la Cina abbia approfittato dell'occasione offerta dalla pandemia Covid per tentare di ridisegnare, di spostare gli equilibri globali. Si tratta di uno sviluppo inevitabile, che era già inevitabile, ma che è stato accelerato dai recenti eventi, dalla pandemia. E questo, insomma, ha sicuramente un impatto sui mercati finanziari, che non è necessariamente negativo. Bisognerà capire un po' quali sono gli sviluppi, che al momento, insomma, il margine di incertezza su questo tema è molto alto, quindi prima di tradurre una visione su questo tema in azioni per il portafoglio, insomma, richiederà ancora un po' più di tempo, un po' più di chiarezza. Tuttavia è un tema che abbiamo monitorato in passato e che continueremo a monitorare con attenzione. Infine, l'ultimo tema rilevante della settimana, che sono i dati sull'occupazione USA. Vengono pubblicati con una frequenza molto alta, più in alta che in altri paesi, e questo permette loro di avere un'utilità maggiore per monitorare l'andamento dell'economia. L'occupazione diventerà sempre più importante nei prossimi mesi. La recessione, quando c'è una recessione, insomma, gli impatti sul mercato del lavoro tendono ad avere un ritardo di qualche mese. Quindi la recessione di aprile-marzo la vedremo appieno sul mercato del lavoro, insomma, gli effetti appieno sul mercato del lavoro solo in questi mesi, in queste settimane.
E in questo caso, dove insomma, poi in questa recessione in particolare, dove l'intervento pubblico è stato molto forte, sia come ammontare che molto veloce come tempistica, insomma, il mercato del lavoro diventa un termometro ancora più importante. La caratteristica di questa crisi è stato appunto il fatto che i governi si sono mossi subito per cercare di compensare le perdite dei posti di lavoro tramite una serie di sussidi. Questo ha permesso, insomma, alla domanda aggregata di venire impattata meno che in altre recessioni e quindi ha permesso, insomma, all'economia di subire uno shock minore, forse, di quello che si sarebbe atteso rispetto guardando all'esperienza passata. Tuttavia, insomma, un'economia non può funzionare per sempre tramite erogazioni di sussidi. Il settore privato dovrà tornare a macinare posti di lavoro per permettere alla domanda di sostenersi sui livelli di lungo termine, sui livelli di equilibrio più importanti e quindi continuare a sostenere la crescita economica nel lungo termine. E per questo, proprio in questo caso, proprio per valutare la capacità del settore privato di tornare a sostituire il settore pubblico, i dati sul mercato del lavoro sono essenziali. Quindi capendo se vengono offerti nuovi posti di lavoro, se le perdite di posti di lavoro passate vengono riassorbite, è fondamentale per capire se possiamo attenderci nei prossimi dall'economia una riduzione dell'intervento pubblico oppure no. Al momento i dati sono stati leggermente negativi questa settimana, quindi abbiamo visto nuove richieste, nuovi sussidi di disoccupazione più alti che rispetto a settimana scorsa per gli Stati Uniti, e questo ha contribuito un po' a peggiorare il sentiment già compromesso dalle nuove tensioni tra Cina e Stati Uniti. Tutto questo, insomma, questi temi che abbiamo affrontato ci ricordano l'importanza di navigare a vista, di mantenere un approccio prudente, nella gestione dei portafogli. La volatilità più bassa ha permesso sì recentemente di tornare ad aumentare un po' la rischiosità, ma è ancora molto presto per procedere con decisione sull'acceleratore, quindi conserviamo ancora un approccio prudente. Anche per questa settimana quindi è tutto, vi ringrazio molto per l'attenzione, spero che il contenuto di questo video sia stato di vostro gradimento. Per qualsiasi dubbio scrivete qui o contattate il vostro consulente che è più che disponibile ad aiutarvi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon fine settimana.